Cosa ricorderemo della primavera 2020? Il silenzio? Le finestre di casa da cui guardare il mondo? La paura? O forse le lunghe telefonate? Il progetto Arte Irregolare è nato dalla collaborazione tra il Comitato Nobel Disabili, ONLUS e il Dipartimento di Salute Mentale, DP, dell'azienda ASL di Bologna, con lo scopo di offrire agli artisti un'occasione di visibilità attraverso una galleria virtuale, realizzata con la collaborazione del Comitato Nobel Disabili. La galleria è stata inaugurata a Bologna il 10 ottobre del 2014 all'interno di una festa da Nobel, nel quale Jacopo Fo e un gruppo di artisti hanno realizzato il murale sulla parete alle nostre spalle, all'interno dell'Estoromcati, Viale Pepoli 5. Il gruppo di artisti si è organizzato in un vero e proprio collettivo che da qui è iniziato a muovere i suoi passi, ideando e progettando mostre e eventi aperti al territorio di Bologna. Il collettivo attualmente è composto da circa 20-25 artisti che si incontrano mensilmente per confrontarsi sul proprio percorso artistico, per programmare, realizzare insieme e promuovere. È importante sapere che il progetto Arte Irregolare non pratica l'arte terapia né l'insegnamento dell'arte, ma offre supporto agli artisti del collettivo che desiderano promuovere e valorizzare le loro opere. La scena successiva del filmato riguarda la ripresa della mostra allestita nel quadriportico dell'ex presidio Roncati, nella quale ci sono le opere degli artisti irregolari, che hanno preso parte alla mostra monotematica virtuale dal titolo Prospettive, all'interno della galleria virtuale del sito schizzoart.it, realizzato dall'associazione Daedalus, progetti di sussidiarietà del Prisma, nel periodo del lockdown. Queste opere sono state valutate da una piccola giuria di esperti del settore, che hanno decretato il vincitore. Nella mostra sono anche comprese le opere del resto degli artisti del collettivo. Cosa ricorderemo? Che siamo fragili, che ciò che succede in un angolo di mondo anche lontano ci riguarda, che siamo uniti dallo stesso destino, umanità che non ha confini. Mi chiamo Carlo Chiapparini, sono componente del collettivo Artisti Irregolari di Bologna. Durante questo periodo di lockdown è stata, come posso dire, realizzata per esempio una mostra online che si chiama Prospettive, un concorso a premio interno al collettivo con un vincitore e almeno 15 partecipanti. E i due giudici erano due artisti conosciuti e hanno appunto espresso la loro preferenza per la qualità e la validità delle opere. Tutte le opere sono state esaminate con molta attenzione e da un punto di vista critico. Sono entrato appunto a far parte di questo collettivo contattandomi con i componenti, operatori e colleghi artisti, mi sono trovato molto bene sia con gli uni che con gli altri. Da questo collettivo sono nate molte esperienze espositive, circa una ventina almeno se ricordo bene, tra cui la più importante è questa di Palazzo da Curzio, in cui abbiamo esposto le nostre opere e che ha avuto una risonanza notevole nell'ambiente culturale ed artistico di Bologna. C'è da specificare anche che dopo questa partecipazione, sia all'una esperienza che all'altra, non ho più subito ricoveri. Sono molto contento di fare parte del collettivo. Perché insieme, senza bandiere, siamo più forti. Insieme dobbiamo ripensarci per un domani che è già oggi.